Ah, io ero un trentenne che aveva così il desiderio fortissimo di diventare bravo in un settore della medicina, in particolare della chirurgia. Ero un trentenne che avevo 30 anni nel 1985, che è stato l'anno in cui mi sono trasferito negli Stati Uniti. Avevo già lavorato 2 anni in Inghilterra, a Cambridge, e davvero mi pesava, lo devo dire con molta sincerità, allontanarmi dai miei amici, dalla mia famiglia, dalla città dove ho vissuto negli anni dell'università, che era Roma. Io sono di Genova, ma l'università l'ho fatta a Roma. Però ero spinto in maniera molto forte da questo desiderio. Avevo capito che per me sarebbe stato molto difficile riuscire ad affermarmi in un ambiente come quello universitario italiano, dove non avevo nessun appoggio, nessuna conoscenza. E quindi ho accettato questa opportunità di andare all'estero, e l'idea era di rimanerci per 2 anni, poi ci sono rimasto 18 anni, però non me ne sono mai pentito per tanti motivi. Primo perché ho potuto inseguire un sogno. Io penso che nella vita di ogni donna e di ogni uomo il fatto di poter fare, io non saprei dire cos'è la felicità, ma insomma il fatto di poter fare ogni giorno un lavoro che ti rende felice, che ti appaga, sicuramente si avvicina molto alla felicità, soprattutto quando molti dei nostri giovani non hanno la possibilità di avere un lavoro, di inseguire un sogno, e questo è un problema enorme della nostra società. Non ero vicino, venivo dallo scautismo, e non ero diciamo vicino particolarmente a un partito politico. Votavo, penso come molti di voi, Enrico Berlinguer quando era capolista. L'unica volta che l'ho incontrato nel 1981, perché volava sullo stesso aereo, io andavo a Venezia a vedere una mostra, non ho avuto neanche il coraggio, perché insomma sono, magari non sembra, ma sono abbastanza schivo e timido, e quindi non ho avuto neanche il coraggio di dirgli quello che gli volevo dire, che avevo sempre votato per lui. Insomma, ero un ragazzo come tanti altri, e avevo però un sogno che per me è stato reso possibile dal fatto di essere andato all'estero. E sogno oggi che i nostri ragazzi vadano all'estero, perché penso che sia importantissimo fare un'esperienza all'estero. Il solo fatto di lavorare con persone di cultura diversa, di religioni diverse, con il colore della pelle diverso, guardate che è qualcosa di straordinario, che ti fa capire che un'altra cultura arriva alla soluzione di un problema in maniera diversa, attraverso percorsi diversi da quelli della nostra mente e della nostra formazione. Però sogno anche un'Italia dove uno possa andare all'estero, ma poi possa anche ritornare e avere un lavoro stabile, poter inseguire il proprio sogno anche all'interno del nostro paese. CP, che mi sto accorgendo di essere il più vecchio su questo palco. Quindi ti riporto alla politica, ti riporto all'oggi. Parliamo dei tuoi due avversari, competitori, diciamo. Di Bersani si sa che punta ad un partito perno di una coalizione di centrosinistra, non so se chiamarla unione o in un altro modo, in un quadro politico sostanzialmente bipolare. Di Franceschini si sa che punta ad un partito esclusivo che Veltroni a suo tempo aveva chiamato a vocazione maggioritaria. Intanto volevo chiederti se ci spieghi quello che è il tuo modello di partito nel caso tu dovessi diventare segretario, e poi volevo chiederti perché ti ritieni più adatto di Bersani e di Franceschini per fare il segretario del Partito Democratico. Ma il modello
a cui fa riferimento Pierluigi Bersani è sicuramente un modello che tende a consolidare una forma di partito, ma forse non in questo momento in maniera espansiva, cioè in maniera da poter coinvolgere molti più cittadini che vengano tesserati e che arrivino con il loro contributo intellettuale e di passione politica a dare un contributo a quel tipo di forma partito. Dario Franceschini pensa a un partito a vocazione maggioritaria, almeno questo poi lo vedremo chiaramente. Ecco, qui stiamo facendo un ragionamento su quelle che sono le dichiarazioni fatte alla stampa, perché effettivamente il ragionamento vero, questo lo devo dire per serietà, va fatto nel momento in cui ognuno di noi tre presenta il 23 il programma e le cose poi devono essere, cioè se no insomma mi scosterei da quello che ho sempre detto, cioè che noi non dobbiamo giudicare le persone, dobbiamo giudicare le idee scritte e i programmi. E io immagino che una vocazione maggioritaria, cioè immaginare che oggi, in questo momento storico, noi arriviamo a un partito democratico che da solo raggiunge il 51%, io penso che questo sinceramente non sia possibile. Allora credo che dobbiamo avere, non so, vogliamo chiamarlo respiro maggioritario, cioè dobbiamo cercare di arrivare a dare, a discutere, ad ascoltare le persone, ad arrivare a proporre soluzioni che arrivano alla coscienza della maggior parte degli italiani. Certamente non arriveremo, immagino, al 51%, e io credo che non dobbiamo pensare a un sistema bipartitico, ma a un sistema bipolare, dove a un certo punto, con l'ambizione del Partito Democratico di andare al governo, si porrà il problema delle alleanze. Ma io desidererei, nella mia idea, delle alleanze che siano però molto diverse da quelle dell'Unione, perché io quel periodo l'ho vissuto da senatore. Vi assicuro che fare il presidente, non avevo incarichi di governo, però facevo il presidente della Commissione Sanità, avevo 11 gruppi parlamentari, 25 senatori, 11 gruppi parlamentari, qualche gruppo era costituito da una senatrice o da un senatore, o altri erano costituiti da due senatori che avevano due correnti diverse, cioè io parlavo con uno e poi quello mi diceva di parlare anche con l'altro perché quell'altro non la pensava come lui. Insomma, trascorrevo dal giovedì al venerdì fino al lunedì successivo a fare 10-11 telefonate, arrivavo alla decima telefonata, magari con un accordo su un articolo di legge, se uno mi diceva no, dovevo ritornare alla telefonata numero uno. Così non c'è azione, così non c'è governo, così non si arriva a dare quelle soluzioni che il Paese ci chiede. Il Paese ci chiede di agire, di agire, di agire, non di perderci in chiacchiere interminabili. Questo è il punto. L'altra parte era del... ti ho chiesto come sarebbe il tuo partito democratico. Beh, io questo l'ho spiegato, quindi. Allora, professore, tornando diciamo al suo rapporto con, diciamo prima, i piombini, i trentenni, i quarantenni del partito, mi interessava molto capire cosa ne pensi del fenomeno Deborah Serracchiani, nel senso che in principio diciamo tutta quella parte del partito che si è subito immediatamente schierata con te, quindi appunto Pippo Civati, Paola Concia e tutti gli altri appunto compagni trentenni e quarantenni a cui facevamo riferimento prima, con i quali vi siete intesi poi mi pare a Lingotto soprattutto nell'ultimo incontro, avevano visto in Deborah diciamo un punto di riferimento. L'avevamo visto tutti perché insomma sui temi della laicità, dell'ambiente, dei diritti civili, su cui anche tu sei molto esposto, Deborah per prima aveva incalzato il segretario Franceschini. Poi a un certo punto, naturalmente Deborah poi è riuscita a prendere un numero di preferenze impressionante, è riuscita a sconfiggere Papi insomma nel nord-est, quindi è riuscita a fare delle cose davvero incredibili. Poi a un certo punto però ha deciso di non porsi come terza candidatura, ma di restare nella zona diciamo vicino al segretario. In generale, cosa pensi di lei, del suo fenomeno, della sua persona che certamente hai conosciuto, e hai cercato di agganciarla, di portarla diciamo dalla tua parte?